Beh ragazzi, qui Betty mio canale, Betty è il mio canale, siamo qui signori, in questo... No, non siamo in un vlog, siamo in un video che... Oddio, mi si è tagliata la lingua, mi si è sgrinchiolata la lingua. Siamo in questo video per parlare di FIFA 17, FIFA 17 demo. Allora, innanzitutto... Come potete ben vedere, guardate che spettacolo, guardate che disordine ce l'ha. Ho appena aperto il pacchetto che io ho vinto Bianco Torneo, ne parlerò di questo in un prossimo video perché adesso è uscita FIFA, non c'è veramente tempo e quindi si va molto di fretta. E in mano c'ho, come potete vedere, in mano... C'ho questo bastone per il vlog. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, mamma mia, che ma veramente figata questa roba. Questo coso lo volevo da tanto. L'ho ricevuto e me lo tengo. È così, signori. FIFA 17 è uscita in ritardo. Hanno detto il 13 settembre. No, il 12 settembre. La gente di mattina aspettava, anzi in America è già uscito, in Inghilterra prima, ma la gente aspettava in Europa e non è arrivato e si sono iniziati a incazzare ovviamente. FIFA 17 è fuori, novità ci sono, miglioramenti ci sono ragazzi, meno male, dopo PES che ha fatto schifo, ma cioè, mi dispiace per quelli che sono appassionati di PES. Io ero un gran collezionista di PES. Instagram firmato. Cazzo me ne frega. Questo gioco qua, signori, questo gioco qua è stato fantastico. Ma questo ha spaccato, signori, questo ha spaccato. Ero un grande fan, ero un grandissimo fan anch'io, ma il gioco poi si è rovinato, il gioco non è più quello che era. Calcio non è realistico, secondo me, non è realistico. FIFA 17 ha migliorato tanto. Sull'aspetto di passaggi, Frostbite Engine, una qualità di grafica pazzesca secondo me, su PC, secondo me bisogna avere un PC molto 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 buono per giocare a FIFA, perché io ho provato, no? Ho messo impostazioni di qualità tutto automatico, è appunto l'erba, no? L'erba non si vede, c'è come tappeto, quindi poi ho provato sulla trequazzo, l'erba c'è, quindi se no mi incazzavo. I difetti, signori, i difetti se ci sono, meno male, perché ormai siamo già abituati così. Soprattutto la prima cosa, mi dà fastidio che i giocatori non si smarcano bene. Possiamo dire, ragazzi, sinceramente, gli attaccanti su FIFA 17 non si smarcano, non... Fanno inserimenti, signori, non li fanno e dice che hanno migliorato un cazzo. Madonna, FIFA 17 fa schifo, non fa schifo, dai. Hanno migliorato i passaggi, i movimenti dei giocatori sono più realistici. Fare un gioco di calcio non è una cosa semplice, fare un gioco di sport non è semplice, perché nel sport succedono tante cose, succedono... soprattutto il calcio, no? Il calcio è largo 100 metri e con la palla può succedere di tutto, cioè, quindi, ma ci sta, dai, no? Più di tanto, cioè, PES ha fatto veramente realistico, ma troppo realistico, che dopo il gameplay ha peggiorato le cose, no? Ma se guardate appunto tra PES o FIFA, qua è più il gioco realistico di calcio, è PES, perché PES è veramente realistico. Ma è troppo lento ragazzi, è troppo lento e non lo so, non mi piace, non mi attira. FIFA 15-16 questi ultimi anni è stato molto veloce, scatti veloci, veramente tanto si giocava sul pace, no? Il pace, mamma mia il pace, cosa ci faceva. Quest'anno sarà ancora meno, perché ma comunque è molto molto importante, un pochino non mi piace la porta, devo dire, la porta di quando appunto la rete è un pochino strana, ma boh, magari non lo so, forse vedo male con Beppe Marotta. Qua ci abbiamo un po' di immagini che ho fatto la demo, ovviamente ragazzi, io
Come Mi sti porterà stile? al live streaming, probabilmente, probabilmente domani. Questo video viene caricato oggi. Video, farò una live streaming perché farò un paio di partite, un paio farò un commentary insieme a voi, perché parlare in diretta è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Lì ci abbiamo, guardate, le belle magliette, che anche di quello ne parleremo. La storia di Tre Club, la grande storia che hanno fatto i Tre Club per me. Per 17 dirò fa schifo, magari il prossimo anno, ma è normale perché, ripeto, un gioco di calcio non sarà mai un gioco da Dio, mai, mai, da tutti i punti di vista, ragazzi. Nessuno, nessuno non lo potrà mai fare un gioco degno che sarà al 100%, mai, secondo me mai, perché è impossibile, c'è la fisica è così, basta, non si può, non si può. Questo è il massimo, comunque mi danno fastidio i bug, come è successo nella demo, ci sta, nella demo ci sta, ma dopo no, purtroppo è che succederà ancora, attenzione, attenzione, ma vabbè, siamo impegnati, ci sono tanti nuovi schemi, ho dimenticato di parlarne, i rigori è tutta un'altra storia, cioè i rigori, boh, no, non male, perché secondo me, ecco, l'idea di FIFA, questa next gen, la nuova generazione di FIFA, è di anche cambiare un po' lo stile perché secondo me, cioè, loro più di tanto non possono migliorare, cioè non si può più di tanto, non si può, l'aspetto grafico e poi qualche dettaglio così in più. Hanno cambiato il dischetto, le punizioni si possono dire in diversi modi, i calci d'angolo anche molto molto interessanti, quindi tante novità, ma soprattutto la novità, il viaggio, signori, il viaggio con Hunter. A quanto pare è stato un giocatore, non lo so adesso, magari una cavolata, è stato un gran giocatore tempo fa. E niente, sarà un viaggio con lui, quindi sarà come una storia, come spiegare a tutti quei ragazzi che giocano a calcio come trovarsi in un club. Come crescere, come si svolge tutto, questo secondo me porterò sul canale quest'anno. E qui, signori, mi sta. Non c'è più tempo, purtroppo. Telefono di merda! Guarda, che adesso lo spazio non c'è più. Lo spazio non c'è più. Signori, il video deve finire così con un'altra videocamera perché non lo so, guarda, mi sono preparato veramente male. C'ho poco tempo, sono le 8:30 di sera, vado fuori adesso. Che dire, sarà tanto da scoprire su questa FIFA 17, novità ci sono, questo è importante. Career Mode ci sarà quest'anno a partire dall'uscita di gioco. Con che squadra? Una di queste tre, signori. Si vedrà, signori, ci pensiamo tanto, ma probabilmente sarà proprio, non ve lo dico, ma magari faremo con gli USA, ma andate a fare in culo, dai, ma niente, io ovviamente porterò anche qualche video di FIFA 17 demo ancora, una live streaming mi raccomando, in questi giorni seguite il canale perché farò un commentary di un'ora e qualcosa. Buona giornata a tutti, buona serata a tutti, noi ci vediamo. Al next video ragazzi, al next video.